Le interviste di Leggo Cassino. Nuovamente qui al Medaglia d'Oro di Cassino, prosegue il nostro tour all'interno dell'istituto e siamo oggi in un'aula di questo istituto con la professoressa Maria Iannone e la professoressa Macera Maria Assunta. Professoressa Iannone, ci dica lei, dove ci troviamo? Allora, ci troviamo nell'aula di economia aziendale, intitolata al Fra Luca Pacioli, il padre fondatore della partita doppia, il metodo contabile che si usa e si utilizza ancora oggi. E l'economia aziendale è una disciplina trasversale perché la troviamo in tutti gli indirizzi economici di questa scuola, il turismo, amministrazione, marketing e finanze e anche di sistemi informativi aziendali e sistemi informativi aziendali a curvatura sportiva. È una disciplina senza dubbio che va al passo con i tempi, che studia la vita di un'azienda dalla nascita, quindi alla contabilità, al marketing e anche alla cessione dell'azienda. Professoressa Macera, questo nostro tour è partito con l'intervista al dirigente Marcello Bianchi che ci ha parlato un po' di questo progetto innovativo della DADA. Abbiamo visto ragazzi entrare e uscire da una classe all'altra. Come si collima con questo percorso? Insomma, quali sono le novità? Sì, sicuramente questa DADA non è semplicemente solamente lo spostarsi da un'aula all'altra, ma è per quanto riguarda la didattica, una didattica anche più innovativa ed inclusiva e dove il ruolo del docente è quello di un docente facilitatore. Infatti possiamo vedere anche che abbiamo anche una disposizione dei banchi dove il docente non sta più dall'altra parte della cattedra ma lavora con i ragazzi e accanto ai ragazzi. E poi soprattutto con la DADA ci avviciniamo a quelli che sono gli standard europei, anche perché è già sperimentata da tanti anni nel resto d'Europa, per cui noi ci avviciniamo sempre di più all'Europa. Ci avviciniamo di più all'Europa, noi restiamo qui invece al Medaglia d'Oro, torneremo ancora con altri servizi prossimamente, con il tour in altri laboratori, restate con noi, seguiteci qui sulla pagina di Leggo Cassino, grazie. Le interviste di Leggo Cassino.